questa occasione veramente bella, soprattutto solenne, di ringraziamento al Signore, intanto per la chiamata, una vita consacrata, in questi lunghi 50 anni che l'hanno vista impegnata in questa comunità del Beato Giacomo. Allora, in questa celebrazione ringraziamo il Signore, intanto per il dono della vocazione, del servizio, e chiediamo proprio al Signore, all'interno di questa celebrazione eucaristica, di continuare a chiamare sia alla vita sacerdotale ma anche alla vita consacrata, di continuare a chiamare a sé tanti uomini e tante donne perché possono servirlo di quelli che poveri, dei sofferenti, degli ammalati, che possono servire in questo popolo santo di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e professioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la mia assenza grecia in Maria, gli angeli di santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore di Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la gran parte. Anch'essi ritornarono ad annunciare la Natale, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche gli undici, mentre loro a tavola, e li ricorderò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto di sopra. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Parola. Lo dicevo anche
è difficile. E credo che tutto questo è dato intanto dalla fede che ci è stata inculcata, dalla fede che ci è stata donata al Signore mediante il battesimo, una fede che è stata procurata mediante come siamo cresciuti. E poi una fede espressa nella vocazione religiosa e soprattutto nello spirito a cui lei oggi si ispira, che è lo spirito di cui abbiamo già parlato. Madre, 5 marzo del 1948, ha iniziato il suo cammino nel 1960. Nel 68 riceve il 66, è stato presentato, e nel 1968 la professione di sorella. Nel 1973 vive per quello. Per 40 anni, per lunghi 42 anni, vissuto a servizio dell'ospedale di Cagliari. E per quasi 5 anni, oggi, io ho pensato che questa sua lunga vita si è passata e oggi 50 anni di vita religiosa, io ho potuto vedere tre punti. Uno, la fedeltà a Gesù della vita cristiana. Il secondo, la fedeltà a Carino di Mariano. E il terzo, per il suo spendersi completamente al servizio del fedele Gesù. Io credo che oggi spendersi che già iniziò 50 anni fa non dirà rimanere da qua lo spirito della Chiesa di cui oggi Papa Francesco ci testimonia. Papa Francesco rispecchia lo spirito di Romagnano a cui voi oggi vi dedicate della vita. Il servizio è che vuoi riuscire a vedere più povero di se stesso, quasi riuscire a prendere un proprio posto e dare un posto di sorella privilegio a quello stesso. Io penso che domande lei due cose. Uno, mi sentissi sempre fuori posto. Quando vado a desiderare, quando vado a Santo Giuliano, quando già ero lì, dice parlo, ma anche ora quando passo, vedo sempre Giovanna come una collega fuori posto.
Dobbiamo dire, Signore, grazie tanto per la sua chiamata. La chiamata che ha fatto, la sua chiamata, vieni e segui. Ti farò diventare questo fratello, sì, che cosa di nuovo. Ma allo stesso tempo, una chiamata che il Signore ha fatto a tuo benedetto, fissato, no. E lei in quel cuore, in quel cuore, vedete lo sguardo di Cristo. Uno sguardo bello, uno sguardo che riesce a incantare la propria vita e a fare la propria vita una cosa preziosa. Allora diciamo grazie così per questi 50 anni e diciamo grazie perché da un giorno sono sicuro che quanti di più, non il suo statuto, ma la carisma, un carisma che riesce ancora oggi a far parlare la gente. E poi noi, suore serve dei poveri, spinti da una ferma volontà di consacrarci più intimamente a Dio e
a seguire Cristo più da vicino, per tutta la vita, rinnoviamo i santi voti di castità, povertà e obbedienza. Pertanto promettiamo fedeltà in eterno. Maria Santissima, sia il nostro modello e la nostra vita. Amen. Per le persecuzioni e per il lavoro, perché guardate.
i nemici di tutti i miei cari, presenti e assenti, e quanti mi hanno sostenuto con la preghiera. Preghiamo. Diretto figlio, egli vive e regna nei secoli.
santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutto, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo il Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella festa della tua gloria. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Nel giorno in cui convocata, nel giorno glorioso della resurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo, rendi la perfetta dell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, amiati a godere la luce del tuo volto. Dine tutti abbi misericordia, donaci di aver fatta la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e il Beato Giacomo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, nell'attesa che si compia la bianca speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare a vita e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Dello Spirito del Cristo risorto, nato di un secolo di pace.
posto nessuna resistenza alla volontà di Dio. Anzi, in loro ho trovato sempre un aiuto e un grande appoggio per tutto ciò che il Signore ha voluto da me. Un grazie particolare anche a coloro che si sono adoperati per rendere gioiosa questa ricorrenza. Per primo Don Davide Rasa, per aver accettato questo invito e avermi onorato della sua presenza. Con lui condividiamo bei momenti, soprattutto durante la sua permanenza nella comunità di San Giuseppe Alto. Insieme ringrazio il seminarista Salvatore Crimi della comunità parrocchiale di San Giuseppe Alto, molto vicino alla nostra comunità. Ringrazio in modo speciale la comunità di consorelle di questa casa per avermi dato la disponibilità a celebrare in questo luogo il mio 50° anniversario. Grazie ancora alla mia madre generale e alla vicaria Suacchina per la sua preziosa presenza. Ringrazio i miei familiari, in particolare alla mia sorella Angela e mio fratello Giuseppe per l'organizzazione. Apostolica, Pastor Giovanna Genova,
in occasione del 50° anniversario della professione religiosa, e mentre lei stende ai familiari e alle consorelle invoca su di lei una speciale effusione di grazie celesti e la materna protezione della Beata Vergine Maria, affinché continui a corrispondere con sempre maggiore generosità intima letizia alla sua vocazione. Casa delle Fanciulle del Beato Giacomo Cusmano, Chiesa Sant'Antonio di Padova, Palermo, 6 aprile 2018, dal Vaticano, 2 febbraio 2018. I suoi familiari hanno pensato. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. In questo giorno di Pasqua, Dio onnipotente mi benedica e mi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, mi renda partecipi della sua vita immortale. Auguri.